Salve a tutti, sono Boban Pezov e benvenuti in questo nuovissimo video. Anche quest'oggi mi voglio immergere nel mio passato e voglio farvi vedere alcuni scarabocchi che facevo all'epoca. Ho già fatto qualche settimana fa un video simile e in tanti di voi mi avete chiesto di farne un altro. La prima parte la troverete o schiacciando la i qui in alto oppure nel link in descrizione. Bene. Prima di cominciare volevo solamente invitare tutti voi, se avete piacere, di votarmi come miglior disegnatore e vignettista ai Macchia Nera Awards, l'ho detto bene? No, ma va benissimo così, 2016. Lo so, in mezzo ci sono dei nomi che fanno spavento e non ho bisogno di spiegarvi chi sono. Come vedete c'è Zero Calcare, Macox, Vauro, ok? La Badessa. Mamma mia. Però mi fa piacere che ci sono anche vignettisti come Natangelo e Daniel Quello, che vi consiglio assolutamente di seguire. Ad esempio io adoro tantissimo lo stile di Daniel Quello, è veramente eccezionale. Vi lascio il link in descrizione della sua pagina Facebook. Non ve ne pentirete e mi ringrazierete. E ringrazio già da ora con tutto il cuore tutti coloro che mi voteranno. E invece quelli che non lo faranno gli fischieranno particolarmente tanto le orecchie della loro mamma. Che brutta cosa. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, voglio farvi vedere subito una tavola che ho realizzato quando ero piccino, picciò. Facevo forse terza media, non ricordo. E ho storpiato, come vedete, i personaggi di Dragon Ball. Avevo realizzato tipo Goku alcolizzato, Junior o piccolo, l'avevo fatto tipo un tossicomane, hippie, una roba del genere, tipo un po' giamaicano, banalizzando giustamente. Era un ragazzino. Trunks l'avevo tipo realizzato un super metallaro, fan degli Slayer. Era il periodo quando ho iniziato a conoscere la musica metal ed ero veramente in fissa. Forse la genialità in tutto questo è aver realizzato Tenzing cieco sulla sedia a rotelle che fa il ventriloquo, ok? Si dice così? Sì? E ha come pupazzo Reef Tenzing! E già da ragazzino avevo queste idee folli e il mio preferito era Vegeta obeso. Non lo so, l'avevo fatto e mi piaceva un casino. Ci ho fatto addirittura un fumetto, giuro ragazzi, adesso vi faccio vedere alcune pagine di un fumetto improvvisato quando ero ragazzino. I testi erano scritti a cazzo, non sapevo neanche cosa scrivere. E come vedete Vegeta obeso è meraviglioso. Ecco, una cosa che io da ragazzino facevo tantissimo era disegnare pagine e pagine di fumetti. Non trovo più nulla. Ragazzi, veramente, mi dispiace un casino, sono andato anche a casa dei miei, dove abitavo prima, ho cercato in soffitta, perché li buttavano tutti lì, e non ho trovato nulla. So che ci sono, devo ancora fare una ricerca approfondita, se riesco a trovarli, ve li faccio vedere in un prossimo video, ok? Una cosa che mi spiace moltissimo è che mi sono ricordato che all'epoca, quando ero ragazzino, e avrò avuto tipo 10 o 11 anni, mi avevano regalato tipo una PlayStation 1 usata. Allora ho iniziato praticamente a comprare tante riviste di PlayStation, perché all'epoca non esisteva internet e quindi non potevo informarmi su quello che accadeva nel mondo dei videogiochi, e compravo in particolar modo PlayStation Galaxy, che non era fra le più professionali. Alcuni articoli erano scritti un po' a cazzo di cane. Però mi piaceva, c'erano tantissime foto e avevano delle rubriche interessanti, dedicate soprattutto ai lettori. Come ad esempio nelle ultime pagine c'era la sezione disegni, dove chiunque voleva poteva inviare un loro disegno ispirato a qualche videogioco, così loro lo potevano pubblicare nei numeri successivi. Questa rubrica mi gasava moltissimo e volevo assolutamente vedere un mio disegno piazzato lì. E quindi mi sono messo a fare un disegno di Dragon Ball. Ed era il periodo che ero veramente in fissa con Dragon Ball, e non solo, ma anche con il gioco, perché all'epoca c'era tipo Ultimate Battle 22, che chiamavamo tutti Ultimate Battle 22, e mi ricordo di aver realizzato Goku e Krillin che tipo combattevano uno contro l'altro, come nella scena di Dragon Ball 1 durante il torneo Tenkaichi. E per realizzare questa fanart ho dovuto improvvisare un pochino, no? Ho preso le mie cassette, le VHS, dove avevo registrato alcune puntate di Dragon
Ball, perché io le registravo e poi me le riguardavo in loop, dato che c'erano pochi cartoni, quindi cercavo di veramente di godermeli fino in fondo. E nella sigla c'è questa scena di combattimento tra Goku e Krillin, e avevo messo in pausa in televisione e mi sono messo lì per terra, guardavo la televisione e disegnavo sul foglio la scena. Una roba veramente improvvisata, però ha funzionato benissimo. Mi sono fatto spedire dai miei genitori il disegno presso la redazione di PlayStation Galaxy e poi era uscito, l'hanno pubblicato. Non era il vincitore, però vedere il mio disegno lì nel numero dopo è stato un qualcosa di emozionante. Adesso non mi ricordo neanche che numero era, forse era quello con Lara Croft in copertina, perché era il periodo dell'uscita di Tomb Raider 4, ma adesso non ricordo bene. Vabbè, cercherò di trovare questa rivista e poi vi farò vedere qualcosa. Poi, chi lo sa, magari qualcuno di voi ha la collezione intera, no, dei PlayStation Galaxy. Provate a cercare e poi me lo dite. Non si sa mai. Internet è bello anche per questo, per fare un po' di caramba che sorpresa, no? Bello, ho parlato per minuti e vi ho fatto vedere solamente un disegno. Complimenti, Boban. Però volevo condividere con voi questa piccola esperienza emozionante. Fidatevi che per me, quando ci ripenso alla gioia che provavo nel vedere il mio disegno sulla rivista, era una gioia, era qualcosa di indescrivibile. Urlavo dalla gioia, perché mi sentivo apprezzato per quello che facevo, ed era una bella sensazione. Restando sempre in tema Dragon Ball, vi faccio vedere una serie di disegni che ho improvvisato un paio d'anni fa. Era estate, mi annoiavo, io d'estate faccio questi schizzi cosiddetti antinoia, e ho realizzato i personaggi di Dragon Ball in stile un po' più realistico, e li ho fatti solamente con la penna Bic, senza matita, senza niente, così a cappella. Ho fatto Goku, Vegeta, Tenzing e tanti altri. Durante questi schizzi antinoia avevo realizzato anche Ken il Guerriero, che è un altro anime che io ho adorato quando ero ragazzino, e ancora oggi, se lo riguardo, mi fa emozionare parecchio. Poi, una cosa che è legata sempre a Dragon Ball, ma non c'entra nulla, però è legata: quando facevo le superiori c'è stata una sorta di esercitazione dove dovevamo tipo prendere tre scene di qualche libro o film e fare delle illustrazioni, e io avevo realizzato tre scene del Padrino, e come vedete il personaggio di Don Vito Corleone l'ho realizzato un po' Krillin. C'è una vaga somiglianza, proprio perché il compito era anche quello di prendere dei personaggi già esistenti, quindi Dragon Ball proiettato nel Padrino, ed era una sorta di mai visti un po' più primitiva. L'origine, diciamo, dell'idea di realizzare, diciamo, questi crossover, chiamiamoli così. Infatti, quando ho cominciato la serie dei personaggi mai visti, mi sono ricordato di queste tre tavole che avevo fatto. Se vogliamo essere un po' più romantici, per così dire, queste tre tavole sono l'origine di tutto, e mi fa piacere condividerle con voi. Un'altra tavola che ho ritrovato nel mucchio è questa qua. Non chiedetemi di cosa si tratta. Anche questa era un'esercitazione un po' infame e bastarda, perché dovevo farla coi puntini, ok? Riesco ancora a concepire il fatto che sono riuscito a trovare tutta questa pazienza per fare questa roba. Però il risultato è decisamente d'impatto. Volevo realizzare questi insetti che si mimetizzano in mezzo alle foglie. Un'altra esercitazione che avevo fatto al liceo artistico era quella di scenografia. Dovevamo realizzare una scenografia teatrale, ok? Ipotetica, ispirata a qualche film, a qualche pellicola. E all'epoca avevo visto al cinema Soul l'Enigmista. Quindi quando dovevamo fare questa esercitazione, mi sono subito ricordato della scena iniziale, quando ci sono le due vittime ancora svenute e che si riprendono, allora inizia tutto il gioco, eccetera, eccetera. Ormai penso che il 90%, il 99% di voi che state guardando questo video sapete già di cosa sto parlando, no? E ho realizzato questa scena trasportata in una sorta di scenografia teatrale. Perfetto, queste sono le tavole che vi ho presentato oggi, e niente, mi fa piacere condividere con voi queste piccole esperienze di vita, ricordare i bei tempi quando ero veramente giovane, non come adesso che ho tipo
quasi 30 anni, ma visivamente ho l'aspetto di un sessantenne. Comunque, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo ancora di votarmi ai Macchia Nera Awards 2016. A breve, in questi giorni, uscirà anche un video dove vi farò vedere tutto il programma del Lucca Comics and Games, quando e dove incontrarci e quali saranno gli orari delle sessioni firme per quanto riguarda il dizionario illustrato dei giovani in merda e anche il gioco di carte di Cotto e Frullato, ok? Quindi, per adesso vi saluto, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!